Padre Francesco, perché gli operai ILVA sono ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie agli organizzatori per questo invito in questa interessante manifestazione. E io sono l'avvocato Yolanda De Francesco del Foro di Lecce e insieme al collega di studio abbiamo, che è anche qui in sala, l'avvocato Biagio De Francesco, ci siamo fatti portatori delle istanze dei lavoratori innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché questo è il tema dell'intervento e dell'argomento che mi è stato assegnato, perché innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E in questa sede non credo che sia il caso, non sia il tempo, non sia il modo di approfondire quelle che sono le argomentazioni giuridiche del ricorso. Avremmo bisogno di molto più tempo per andare ad approfondire gli aspetti tecnici. Però posso dire una cosa, che è questa ed è fondamentale. È quello che i lavoratori hanno percepito l'incapacità dello Stato a tutelare il loro diritto alla vita, il loro diritto a lavorare con piena dignità su questi posti di lavoro, e questa incapacità è stata percepita in maniera forte tanto da chiedere l'intervento del giudice internazionale. Non ci sono vie di ricorso interne disponibili perché questi diritti possano essere allo Stato tutelati, e questo lo dimostra e lo testimonia i continui decreti salva ILVA che nel corso degli anni sono stati emessi. Perché ricordiamoci che allora, quando un giudice interno, il giudice penale, ha deciso di sequestrare quegli impianti, dove era ormai acclarato che era in pericolo la vita dei lavoratori e era in pericolo la vita dei cittadini, era in pericolo tutto l'ecosistema, perché ricordiamo che c'è un inquinamento di tutte le matrici ambientali, aria, acqua, terra, quindi c'è una compromissione totale del sistema, e si è cercato di intervenire con i sequestri degli impianti e poi con il sequestro della materia prima, cioè tutte azioni finalizzate a bloccare per un certo tempo e far riflettere sulla situazione chi doveva riflettere. Ciò però non è avvenuto e lo Stato con proprie leggi ha ulteriormente permesso questo tipo di attività. Quindi, quale tutela per i lavoratori che ogni giorno rischiano la vita più di ogni altro su questi impianti, sul posto di lavoro? C'è un fatto che è importante, che mi preme sottolineare in questa sede. La conoscenza dello stato di pericolo dell'impianto siderurgico era ben nota allo Stato sin dagli anni 70, quando il sito di Taranto fu dichiarato sito di interesse nazionale contaminato insieme ad altri dislocati in altre regioni d'Italia. Quindi lo Stato sapeva, comunque avrebbe dovuto sapere, che quell'attività pericolosa aveva bisogno di un monitoraggio forte. E invece che cosa è successo? È successo che chi doveva tutelare i lavoratori, chi doveva tutelare i cittadini della città, invece ha attuato una politica del tutto contraria a questi interessi. Ricordiamoci che prima che emergesse la necessità delle cosiddette autorizzazioni integrali ambientali imposte dalla politica dell'Unione Europea, che cosa ha fatto la regione, che cosa hanno fatto le altre istituzioni? C'è stato, a mio avviso, un bilanciamento a favore del profitto più che della salute e della tutela della dignità delle persone. E questo sbilanciamento è ingiustificato verso il profitto. È stato
se vogliamo dire, scusato, giustificato con il fatto che una persona venisse privata del lavoro, un ricatto occupazionale che aggrava ancora di più lo stato di angoscia di chi ogni giorno deve mettere al servizio la propria attività in uno stabilimento che ora è ben consapevole della nocività e degli effetti assolutamente pregiudizievoli sulla propria salute. Ora, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è interessata già in precedenza di un caso proprio tarantino, nel caso Smaltini contro Italia, e in quell'occasione una decisione del 2016 ha deciso che di soprassedere sulla questione, rinviando ad un momento successivo, evidentemente, così come è avvenuto nel gennaio di quest'anno con la sentenza Cordella ed altri contro Italia. La questione dei lavoratori è una questione ancora pendente, è una questione che è stata proposta nelle more e che ha degli ulteriori profili di specificità, a mio avviso, che coinvolgono proprio la persona del lavoratore. Cioè, una cosa è un cittadino che vive in questo ambiente così altamente nocivo, un'altra cosa è una persona che è consapevole di andare a lavorare in un posto dove sa con certezza che prima o poi si ammalerà, perché questa è la situazione. Non si può sperare che si vada a lavorare in un ambiente così fortemente inquinato senza prima o poi purtroppo incorrere in qualche disavventura. Ma io ho sentito personalmente tutti i ricorrenti che hanno affidato a noi questo compito di portare le loro ragioni innanzi al giudice europeo, e purtroppo alcuni di essi non ci sono. E la domanda che mi premeva fare nei confronti di tutti era questa: ma voi sapevate, conoscevate questo alto rischio cui ogni giorno siete stati sottoposti? Le visite periodiche venivano fatte, vi dicevano che cosa poteva succedere, vi dicevano con che tipo di sostanza voi avevate a che fare? Ebbene, molti di loro hanno detto di no, e molti hanno detto: ma se io avessi saputo il rischio che andavo a correre ogni giorno in quella fabbrica, probabilmente avrei cercato un'altra alternativa. Bene, ad alcuni di loro non è stata data questa possibilità perché sono morti molto giovani, e questa è già una cosa molto triste. Il dovere di informazione da parte delle autorità dell'alto rischio che questo sito industriale poneva nei confronti dei cittadini e soprattutto nei confronti dei lavoratori. Ora, io vorrei valorizzare il coraggio di queste persone che hanno avuto di firmare questo ricorso, perché io capisco che non è una cosa molto facile da decidere, perché comunque si ha a che fare con il datore di lavoro. Però bisogna avere il coraggio di fare delle scelte a volte, perché proprio queste scelte possono cambiare il percorso e portare al raggiungimento di un risultato. Ora, ormai la situazione è acclarata, cioè non possiamo più prenderci in giro per dire che il sito industriale non porta effettivamente inquinamento, l'abbiamo appena visto tutti i dati. Il problema adesso, questo lo sanno tutti, lo sanno ormai i cittadini, per fortuna lo sanno i lavoratori, lo sanno le istituzioni, lo sa la Corte Europea che l'ha deciso con una sentenza di violazione dell'articolo 8, e lo sa l'Unione Europea. Bene, che cosa bisogna fare? Che cosa si deve fare? Cioè, la situazione di pericolo ormai è molto chiara, e allora se non partiamo da chi vuole tutelare il proprio benessere,
da chi vuole tutelare il proprio posto di lavoro conservando la propria dignità. Da chi dobbiamo partire allora? Ora, è chiaro, in questo stato di cose è lo Stato che è venuto meno ai propri obblighi positivi di andare a difendere i diritti fondamentali della persona. È lo Stato che è venuto meno al dovere di informazione nei confronti delle persone. Ebbene, io ritengo che è necessario cominciare dal basso, da chi vuole percorrere una strada che porti effettivamente verso la tutela dei diritti fondamentali delle persone, perché questo è l'ambiente in cui viviamo, questo è l'ambiente in cui vive la nostra famiglia, questo è l'ambiente in cui vivono i lavoratori, e il lavoratore non può avere il problema che entrando in fabbrica mette a sicuro repentaglio la propria vita. Deve avere soltanto la serenità di andare a lavorare con tranquillità, certo che il proprio datore di lavoro possa garantirgli sicurezza. E questo è uno stato di civiltà, e questa è una situazione verso cui bisogna andare, verso cui bisogna mirare. Purtroppo è vero che questo comporterà dei sacrifici, ma ci sono degli esempi positivi nel mondo di aziende che si sono riconvertite. Un esempio, per esempio, è in Austria, cioè dove l'acciaio viene prodotto in un ambiente molto più pulito. Ma quello è il frutto di lotte, è il frutto di rivendicazioni, è il frutto di chi ha voluto mettere al primo posto la salute, la serenità della propria famiglia, il piacere di fare una passeggiata in una città non inquinata da diossina, il piacere di stare sereni. Questo è. Ora, ecco perché i lavoratori dell'ILVA sono ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché lo Stato è incapace di difenderli e di tutelarli. Allo Stato, scusate la ripetizione delle parole, non sa che cosa deve fare, o meglio, non ha il coraggio di porre al primo posto la tutela della salute e la tutela del benessere delle persone, piuttosto che del profitto. Non è vero che le cose non possono coesistere. In un momento particolare il bilanciamento deve essere operato in favore probabilmente di un diritto piuttosto che di un altro, ma ci sono tanti modi per riconvertire i lavoratori, ci sono tanti modi per bonificare una fabbrica. Io, venendo, ho visto i parchi e mi sono chiesto perché nei giorni dei Wind Day, probabilmente anche da parte mia, dico magari una copertura di tutti questi punti di carbonio può dare una risposta positiva a questo problema. Ma mi sono posto un altro problema, a parte la mostruosità che si vede. Chi deve andare a lavorare in quei parchi così coperti? Quale tutela per i lavoratori che andranno là a lavorare? Questo è stato chiarito dal governo, è stato visto dalle parti che devono avere in carico e a cuore la tutela dei lavoratori. Ora, il ricorso dei lavoratori è ancora pendente, verrà attenzionato quanto prima dalla Corte Europea, verrà deciso con dei profili ulteriori. Mi auguro che possano essere presi in considerazione dal giudice internazionale, che sono quelli di garantire e di proteggere chi si reca ogni giorno sul proprio posto di lavoro, vede il manifesto di lutto dei propri compagni e deve entrare in quella fabbrica. E deve essere sereno che comunque si possa fare tutto il possibile per la tutela della propria sicurezza. Non so se sono state le tempi. Grazie. Allora, sì,
fatemi commentare, ci sono le